Cari amiche, cari amici, eccoci al nostro appuntamento del venerdì e come sempre Viaggiando e Mangiando si è mosso tutta la settimana per voi per andare a cercare delle chicche, delle cose sicuramente interessanti sia da vedere ma soprattutto da gustare. In questo momento mi trovo a Tirreno CT, questo evento che si svolge a Marina di Carrara, nel salone della fiera di Marina di Carrara, dove c'è una grandissima kermesse di cibo, di vino, di prodotti legati al gusto e di tante tipologie inerenti al mondo del food e del beverage. E non poteva mancare un incontro direi di rito, perché questo non è un amico, è un, diciamo, potrei dire un amico di sangue, ma anzi bene, un amico di vino, perché in realtà ci siamo conosciuti dietro un calice di vino e la nostra amicizia dura ormai da 10 anni o forse qualcosa di più, e ogni volta questo calice di vino è sempre meglio, perché è un'annata sempre migliore, sempre dei suoi vini. Sto parlando di Diego Bosoni, della cantina Lune Bosoni. Siamo nella zona, diciamo, di Ortonovo, siamo proprio al confine tra Toscana e Liguria, nella provincia di Spezia. Palvotrisia, ricordatevi questo nome, che è un nome un po' difficile, ma quando lo trovate nel cartello subito dopo troverete la bellissima realtà di Calune, questa struttura legata appunto a Cantine Lune, che contiene anche un bellissimo museo dell'arte contadina, una sala degustazioni stupenda e soprattutto un punto vendita di tutti i loro prodotti, e non solo, anche di prodotti del territorio che si abbinano bene ai loro vini. Allora, Diego, che è qui con me, ci racconta brevemente quali sono, se ci sono delle novità o quali sono sostanzialmente i prodotti che lui pensa di consigliare ai nostri amici ascoltatori. A voi. Innanzitutto grazie Marco per la tua visita, è sempre un piacere. E come tu raccontavi, appunto, noi siamo viticoltori in questo territorio, nello specifico nei Colli di Luni, e qui il ruolo importante da protagonista sicuramente è quello del Vermentino, che è un vitigno per noi importantissimo, che si esprime nelle nostre terre veramente bene. E qua in questa occasione presentiamo, ti direi quasi in anteprima, alcune delle nuove annate legate a questo vitigno. Abbiamo assaggiato insieme il nostro Vermentino Etichetta Nera, che è una selezione che facciamo nelle vigne di collina, queste bellissime vigne protette dalle Alpi Apuane con la vista verso il mare, da cui otteniamo appunto questa etichetta. Presentiamo inoltre anche una piccolissima produzione legata a un altro vitigno, che è l'Albarola, un vitigno autoctono, vitigno bianco, che ha un carattere, un'anima differente rispetto al Vermentino, una bellissima freschezza, una nota fresca, verde, che richiama bene il nostro territorio, i profumi sia pure del nostro territorio. Bene, diciamo che io non conosco niente di nuovo, perché, ripeto, i prodotti di Cantine Lune sono eccezionali. Mi ha ricordato l'Albarola è un vino che io ho conosciuto ovviamente grazie a Diego, è un vino molto particolare e che ovviamente invito a provare, perché sicuramente molti sono appunto attratti dal Colli di Luni per il discorso del Vermentino, che è sicuramente questo vitigno meraviglioso, così pieno di note fruttate, però l'Albarola merita veramente un assaggio. Ma nella produzione di Cantine Lune c'è anche un qualcosa di più spiritoso, chiamiamolo così, più legato alla distilleria, alla distillazione di erbe, di prodotti della natura, fanno parte, diciamo, completano un po' il ciclo della filosofia di Cantine Lune. Allora, Diego, raccontaci qualcosa di questa tua chicca, no? Che quando uno la prova poi dopo non ne può fare a meno. Dunque, il nostro amore per il territorio, per le nostre tradizioni, ci ha spinto alcuni anni fa a riprendere un progetto legato ai liquori artigianali, un piccolo laboratorio artigianale che a noi abbiamo rilevato e che stiamo portando avanti con tutto il suo bagaglio di tradizioni, di ricette antiche e di produzioni appunto legate ai liquori, ad infusione, fatti completamente a mano, quindi dalla ricezione delle uve all'infusione appunto e anche all'imbottigliamento. Tutto il percorso è fatto in maniera assolutamente artigianale, manuale, e si preservano sapori unici come il persichetto, che è un liquore antico delle Cinque Terre, una ricetta che
che veniva fatta in casa dalle signore, con materie prime povere come il vino bianco, le foglie dell'albero del pesco, al rosolio, no? dei vecchi armadi che si trovano nelle vecchie cucine delle nonne, che continuiamo a produrre con la stessa ricetta antica. E qua li presentiamo confrontandoci anche con il mercato attuale, sempre più attento anche alle tradizioni. Quindi liquori che possono essere consumati come fine pasto, come liquori da conversazione, ma anche nei cocktail bar delle grandi città, dove grandi professionisti bartender usano questi ingredienti appunto diversi, di qualità, per proporre creazioni particolari, miscelazioni, cocktail di grandissimo livello. E quindi vi invitiamo a scoprire di più riguardo alle nostre essenze. Beh, allora anch'io vi invito, ovviamente, con viaggiando e mangiando, in questo caso degustando, e come sempre degustando bene, bere poco ma bene, e andare a trovare Cantine Lune Bosoni. Siamo nella zona di Ortonovo, in provincia di Spezia, vicinissime a Marina di Carrara, quindi siamo quasi in casa, anche se siamo già nel versante ligure. E soprattutto, se vi ricordate, Persichetto, questo è uno dei miei vini preferiti, anzi uno dei miei liquori preferiti, perché poi in realtà è a base di vino, ma c'è la foglia del pesco, e insomma è fatto in un modo meraviglioso. Per cui oltre ai vermentini, all'albarola, a tutte le delizie di essenze, io vi consiglio Cantine Lune Bosoni, Palvolo Tirisia, Ortonovo, Spezia. Buona giornata a voi. Vivere una vita dove ridere è davvero così facile e reale, tra campane che le domeniche in aria suona l'allegria. Qui su questo mondo troppa gente sta soffrendo, merita un sorriso perché ormai l'ha perso. Mi improvviserò, un mago io sarò, farò ridere come Totò. Il sorriso ti darò, io lo inventerò, come un gran con la mia faccia regala sorrisi. C'è chi merita un sorriso a questa vita, perché sta soffrendo, per chi solo è, per chi nel mare del mondo sta negando. E c'è chi merita un sorriso a questa vita, perché Dio lo ha perso, per chi solo è, per chi nel mare del mondo sta negando. Ridi e porta su quelli che la vita ha buttato giù, sono in cima alla lista, fai sorridere, falli credere che son capaci tutti. C'è una cosa che non sanno fare in molti, tu la sai qual è? Far crescere un sorriso sopra questi volti. C'è chi merita un sorriso a questa vita, perché sta soffrendo, per chi solo è, per chi non ha paura e sta lottando. C'è chi sta pregando a un santo che gli accanto, per chi sta soffrendo e merita un sorriso, per chi si sente solo e merita un sorriso. Na, 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 na.
un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it. Il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Minuccio saponato a Paiso. Grazie. Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata che frega tutto, te ne dà. Sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni. L'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo. Radio Vacanze. Quella lì. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Ben ritrovate e ben ritrovati. Siamo nuovamente in trasmissione, siamo a Viaggiando e Mangiando e questo è il vostro appuntamento del venerdì su Radio Vacanze. Come dicevamo prima, dopo aver parlato di vino, parliamo di olio. Dal 15 al 18 marzo ritorna Olio Capitale alla stazione marittima di Trieste, in Friuli. Visto il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, questo salone degli oli extravergini tipici e di qualità ripropone il suo programma appunto alla stazione marittima di Trieste dal 15 al 18 marzo. Ci saranno tantissime iniziative speciali riservate a compratori professionali, a grossisti, a distributori del canale Horeca e anche dettaglianti alimentari e anche appunto chi vende, chi gestisce l'olio all'interno di oleoteche di maggior prestigio. Ci saranno appunto buyer nazionali e internazionali che arricchiranno questo luogo stupendo che è Trieste, in questa bellissima cornice della stazione marittima, dove appunto ci saranno queste centinaia di oli extravergine d'oliva in mostra, che faranno appunto bella mostra di sé. E appunto Olio Capitale, oltre ad essere l'unico evento specializzato dedicato esclusivamente all'extravergine, è anche il primo appuntamento dell'anno in Italia, quindi qui a Trieste si potranno scoprire in anteprima i risultati dell'ultima raccolta. È ovviamente un prodotto che negli ultimi 25 anni ha registrato una crescita impetuosa, l'olio, sia nel consumo nazionale ma anche a livello mondiale. Addirittura c'è stato un aumento che complessivamente è stimato nel 50%. Quindi, insomma, ce n'è veramente da parlare e ovviamente più se ne parla e più evidentemente si riesce a fare un sistema che riesca a spingere oltre a certi limiti questo prodotto naturale. Questo prodotto di grandissima eccellenza come l'olio extravergine di oliva. E, Olio Capitale, ci saranno appunto dell'oil bar dove appunto seduti comodamente al banco si potranno scegliere tra le centinaia di etichette esposte in fiera e appunto degustare e sentire le varie caratteristiche peculiari. Ricordiamoci che l'olio extravergine d'oliva non è solo un prodotto unico, ma è un prodotto che riporta sulla tavola un territorio. Quindi ci sono decine e decine, centinaia di appunto blend di oli anche in percentuale al 100%, quindi tantissime varietà, tantissimi blend, ma ogni bottiglia, ogni produttore, ogni territorio porta in tavola dei gusti, dei sapori particolari e quindi sicuramente, come diceva un mio carissimo amico, fare un giro dell'olio significa fare un giro d'Italia, quindi basterebbe mettersi a una tavola, mettere delle bruschette,
tante bottiglie d'olio, magari una per ogni regione o addirittura più di una per ogni regione, una per ogni zona, e solo degustando con quello si potrebbero assaporare veramente i profumi, i sapori di tante zone, di tanti territori d'Italia. Quindi anche questo potrebbe essere un buon giro di tavolo, se non un buon giro d'Italia. Beh, ovviamente anche qui ci sarà tutta una serie di eventi, ovviamente è, come dicevo all'inizio, una manifestazione riservata agli operatori del settore, ma magari quanti ascoltatori di questa radio sono inseriti nel settore alberghiero, ristorativo, appunto delle varie realtà che gravitano intorno al mondo della ristorazione, al mondo del turismo, e quindi molti potrebbero essere interessati a sapere che c'è questa iniziativa, o comunque avere conferma di questa iniziativa. Per chi volesse approfondire un po' più questa esperienza, può andare sul sito www.oliocapitale.it e ovviamente, qualora abbia voglia di trovarsi dal 15 al 18 marzo nella bellissima Trieste, andare a visitare Olio Capitale, e sicuro che andrà tutto liscio come l'olio. Il mare oggi non mi dice niente, non mi ispira i sentimenti, ai colori sono andati via. Ti seguo sul tuo nuovo cammino, in un'altra direzione da questa vita mia. E io che sono nuvola col vento che mi spinge in questo cielo, non riesco più a fermarmi, e poi lo so che il mondo gira e tutto cambia, ma non riesco a darmi pace ora che tu non sei qui. Aspetterò, non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà, e un altro bacio vedrà il sole. L'amore tornerà, l'amore ci sarà, e mi starà vicino come un angelo. L'amore vincerà, la mano mi darà, e mi accompagnerà per sempre. In questa vita mia abbraccio l'idea che ritornerà l'amore dentro l'anima, dentro me. E scrivere le pagine di un libro con ricordi un passato che non posso eliminare mai. Profumi intensi e viste gli orizzonti di paesi assai distanti, ma distanti ora sei tu. Aspetterò, non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà, un altro bacio vedrà il sole. L'amore vincerà, come un angelo. L'amore tornerà, la mano mi darà, e mi accompagnerà per sempre. In questa vita mia abbraccio l'idea che tornerà l'amore dentro, e così guarderò avanti ancora, e così mi farò forza ancora, e una luce sarà il mio destino.
barista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Minuccio saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tutto te ne dà! Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo! Viaggio e Vedo! Radio Vacanze! Bravo, quella lì è! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, eccoci alla terza parte della nostra rubrica abituale del venerdì. Viaggiando e mangiando. Come sempre si occupa in questo spazio della gastroguida di Colagustando, ovvero di questi profili gastrologici che ho fatto in base a studi assolutamente casuali su amici che sono appunto portatori di dei vari segni zodiacali. E oggi è la volta dello Scorpione, dal 23 ottobre al 22 novembre. I nati sotto il segno dello Scorpione hanno un temperamento spinoso ed è difficile farli sottostare ad un sano regime alimentare, specie se non sono convinti della necessità di una dieta. Il nativo di questo segno apprezza che gli si chieda che cosa preferisce mangiare, ama iniziare il pasto con tanti stuzzichini diversi, curiosi, insoliti e saporiti. È attratto dai cibi misteriosi, complicati, raffinati, dai piatti esotici e anche quelli da indovinare. Apprezza una tavola ricca e ben decorata. Insomma, non è così semplice, almeno per le mie conoscenze, che ripeto, in tanti non si ritroveranno, ma qualcuno forse avrà anche pensieri, dice, ma forse anch'io ho queste idee, questi gusti o queste prerogative alimentari. Però una cosa, indipendentemente da come la si pensi, è quella del vino che invece io ho abbinato al segno dello Scorpione. Segno dello Scorpione, ho abbinato il Casarsa IGT Villa Calcinaia di Greve in Chianti. È un vino creato prevalentemente da uve Merlot con inserimenti di alcuni cultivar locali. Ha un colore di buona profondità e tonalità, un profumo che all'inizio è discreto ma che si espande ed acquista volume con l'ossigenazione nel bicchiere. Un sapore al palato con una bella intelaiatura salda di buona morbidezza, dove i tannini ci ricordano come questo Merlot chianteggi, no? Questo è un termine usato normalmente nella zona del Chianti, come abbinamenti carni rosse cotte alla griglia, selvaggina, formaggi e salumi stagionati. Beh, quello un po' che è la gastronomia tipica della zona del Chianti fiorentino. Beh, invece come sempre passiamo dal vino all'olio con un olio molto particolare. L'olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina DOP.
L'olio extravergine d'oliva Penisola Sorrentina DOP è ottenuto da olive della varietà Ogliarola o Minucciola, presenti negli oliveti per almeno un 65%, a cui si aggiungano la Rotondella, il Frantoio e il Leccino, presenti ovviamente da soli oppure in una misura non superiore al 35% se unite tra sé. Possono anche concorrere altre varietà di olive per al massimo un restante 20%. Si presenta con un colore giallo paglierino più o meno intenso, con dei riflessi verdognoli che può apparire a volte velato. Il profumo è armonioso e aromatico, con un delicato sentore fruttato di oliva e con note fini e piacevoli di erbe aromatiche. In particolare si percepisce il rosmarino e la menta. Il sapore è equilibrato, fluido e dolce, con gradevoli sfumature speziate e un lieve sentore di amaro e piccante. È presente un retrogusto pulito di mandorla verde e fresca. L'olio extravergine d'oliva della Penisola Sorrentina DOP, per il suo gusto intensamente aromatico, è ideale se impiegato su pietanze di una certa consistenza, come quelle tipiche della gastronomia campana, ed in generale sulle grigliate di pesce e di verdure. È indicato anche in abbinamento alle insalate di limoni, ai sorbetti ed alla delizia al limone, questo caratteristico dolce della zona. Allora io direi che con un olio con queste caratteristiche così particolari, un vino eccellente che chianteggia con il suo Merlot, questo Casarsa IGT di Villa Calcinaia di Greve in Chianti, credo che proprio i nostri amici che ovviamente fanno parte di questa categoria dei nati sotto il segno dello Scorpione potranno solo brindare, gustare e diciamo proiettarsi nella prossima settimana con una marcia in più, anzi con un paniere in più ricco di questo gusto. Buona giornata e buona settimana a tutti. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze.